Buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione e oggi parleremo di risponderò ad una domanda di una signora che mi chiedeva, anzi di due signore che mi chiedevano quante sedute di ipnosi servono per uscire da problemi gravi, magari da problemi diciamo gravi e meno gravi. Allora signora, e rispondo anche a tutti, le sedute vanno secondo la mia scuola e le mie esperienze personali da 10 anni da ipnotista professionale e della scuola del dottor professor Garai e della dottoressa Brunini, vanno da una seduta fino a massimo 10 sedute, ok? Né più né meno. Inoltre considerate che a parte le sedute in senso lato o in senso stretto, chiamiamolo come vogliamo, esiste anche l'autoipnosi, cioè l'ipnosi che io da solo con la mia voce nella mia stanzetta senza andare in giro faccio a me stessa, a me stesso, che ha un potere 10 volte superiore a tutti i tipi di ipnosi, perché tu parli al tuo subconsciente, che ne dica qualche guru, perché anche nell'ipnosi esistono discordanze di pensieri diversi sul discorso dell'autoipnosi. C'è qualcuno, una mia collega, la quale mi diceva: sa, ma io provo più con l'ipnosi che con l'autoipnosi, ma dipende sempre che metodo di ipnosi utilizzi. Non tutte le ipnosi sono uguali, come non tutti i caffè, non tutte le discipline alternative sono uguali, no? Dipende sempre dal metodo, perché ricordiamoci sempre che l'ipnosi è arte e scienza e tutti sanno dipingere, ma non tutti sono artisti, ragazzi, mettiamocelo bene in testa. E oltretutto nel mondo dell'ipnosi c'è molto conformismo. Il 99,9% segue un certo Milton Erickson, un grande dell'ipnosi, un grande ipnoterapeuta di Palo Alto, psichiatra, medico, eccetera, eccetera. Poi la minoranza segue un altro coetaneo, contemporaneo di Milton Erickson, che è Develman, e altri seguono altri come Brian Weiss, tutti grandissimi, tutti bravissimi. Però attenzione, tutto ciò che fanno loro non lo possono fare gli altri, perché comunque è un'arte, una scienza, si possono avvicinare, ma non vanno oltre, ok? Non possono, perché era personalizzata l'ipnosi e questi grandi dell'ipnosi del passato, che si chiamava ipnosi conversazionale. Poi vabbè, esiste l'ipnosi spettacolo, l'ipnosi paura, l'ipnosi istantanea, l'ipnosi shock, più ne ha più ne metta. Però io vedo sempre che tutti i corsi di ipnosi che fanno danno sempre quell'impressione di mistero, di paura, che non depone bene, ragazzi, per il popolo, per la gente. Ecco perché sono qui a mettere la mia faccia, a parlare di ipnosi, per far capire alla gente che non esiste soltanto l'ipnosi da spettacolo, ma l'ipnosi che utilizzano in America, Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Russia, per elevarsi, per crescere, per svilupparsi, per il benessere, ok, come persona, come vita, come tutto. Va bene? E non soltanto nella salute, nel benessere, ma anche nelle relazioni tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra colleghi, tra persone della società, eccetera, eccetera. Veramente, se l'ipnosi si utilizzasse nelle scuole, sarebbe una società più felice, migliore rispetto a quella odierna. Che dire? Fammi tutte le domande del caso. Un altro signore mi ha detto: sì, ma dove si fanno le sedute di ipnosi? Ve lo dirò nel prossimo video, ok? Vi spiegherò la differenza. Questo per darvi una chance in più, uno strumento in più, per dire: ah, forse non è finita, ah, forse questi guru, che ne ho girati parecchi, mi hanno pure pulito le tasche, eccetera, eccetera, non hanno detto tutto, perché magari ignoranti, in buona fede, o perché prevenuti. Visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi, autoipnosi del dottor Claudio Saracino. Visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com. Iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione del dottor Claudio Saracino, clicca sulla campanella per le novità e poi visita anche i miei profili Instagram e Twitter, oppure se ti trovi a passare la digita dottor Claudio Saracino Benessere Ipnosi Soluzione DCS il dottor Claudio Saracino. Nel prossimo video un bacio, un abbraccio.